Domenica 4 settembre 2016 farò la mia prima Gran Fondo, la Gran Paradiso Bike a Cogni in Val d'Aosta. Per il mio debutto ci saranno 45 km da pedalare fino a 2100 metri d'altezza. Il percorso è tracciato da Pippo Lamastra e sono 3 anni che vince Martino Fruet. Ecco la mia prova del percorso. Dal centro di Cogne si passa sul pratone di Sant'Orso e si procede verso Val Nontei, alle pendici del Gran Paradiso. La partenza è tranquilla, ma il primo strappo, lo strappone Val Nontei, mi segherà già le gambe. Salutata Val Nontei, inizia tutta una serie di sali e scendi e sali che porterà a Sylvenoir. E scendi. E sali. E scendi. E scendi un po' di più. E si risale ancora. Per arrivare a un sentierino in discesa, bello, che si schianta su un'altra salita. Arrivato sui pratoni di Champlong, ho preso per buona la fettuccia, anche se la versione ufficiale sul sito della Gran Paradiso Bike riporta che la discesa sarà su una scalinata. Ma si ritorna verso Cogne. Ovviamente si risale anche prima. La discesa non è male, ma nel tratto finale fate attenzione alle canaline dell'acqua a mazza ruote. Che bello la salita! Dopo 12 km di su e giù sono a 1500 metri e devo salire a 2100. Tra asfalto e sterrato la prima parte gira intorno al villaggio minerario. Prima di arrivare alla vecchia miniera di Costa del Pino, c'è la discesa per Montreux, che potete vedere cliccando sul video nel riquadro. Passate le 2-3 case di Montreux, prendo il sentiero che mi riporta sulla strada asfaltata per Gimian. Da qui parte il nuovo segmento della salita da Gran Paradiso Bike 2016. Sopra Gimian, dopo un pezzo di strada sterrata, si entra nel sentiero che porta al vallone del Groson. Alcuni, me compreso, l'avranno fatto in discesa scendendo dal colle dell'Invernieu. In salita mi sa che ci sarà da spingere. A meno di trialismi, si intende. Dopo circa 300 metri di relativa calma, si entra in un boschetto. Qui bisogna fare attenzione a pedali, pedivelle e cambio. Se riuscite a passare a destra dell'albero che vedete, ve la siete cavata, altrimenti bisogna scendere, così come forse bisogna fare attenzione al ponticello, non come ho fatto io. La parte che state vedendo è forse quella più dura mentre si sale, dove io rimpiango il rampichino. Dopo 2 tornantini stretti che proprio non ho digerito, si sale fino a 2100. Con un fantastico strapiombo sulla sinistra inizia la discesa che da 2100 porta ai 1400 di Épinel. Tolta la prima parte da vertigine, la discesa è davvero bella, come si vede nel video del riquadro. Dopo circa 4 minuti si arriva al Pian di Teppe, dove inizia uno dei segmenti in discesa storici della Gran Paradiso Bike. Questa parte l'anno scorso si faceva in salita e dopo aver fatto un paio di giri nei pratoni di Gimian inizia il nuovo tratto di discesa. Nuova discesa che finisce sulla pedonale Gimian-Épinel e che riprende poi i punti classici della Gran Paradiso Bike. La galleria da cui dovete uscire con un rapporto agile.
la discesa di Nene. Il sentiero diretto da Epinella a Cretaz. E dopo un po' di relax nei pratoni e sullo stradone di Epinel, la manata della Pigove Climb. Se dopo questo avrò ancora le gambe, inizierà per me il pezzo più monotono e forse per questo anche il più duro della gara, che mi porta a Lillaz. Grazie a Dio, il single track delle cascate, il passaggio sul ponte di Valeil e un nuovo single track che mi riporta sui pratoni di Champlong mi animano un po'. Quando a circa 6-7 km dall'arrivo voi sarete sicuramente più freschi e carichi di me, si risale nuovamente verso Sylve Noir per fare alcuni pezzi di nuovo storici della Gran Paradiso Bike e scendere poi verso il Prato di Sant'Orso e recarsi sul rettilineo d'arrivo. Per quelli in forma come me, ho stimato un tempo di gara tra le 3 e le 3 ore e mezza. Per quelli invece che non sono come me, sarà probabilmente intorno alle 2. Quelli non come me, invece, credo staranno circa sulle 2 ore di gara. Qualcosa in più rispetto alle ore 3 quarti delle ultime edizioni. Ci vediamo domenica 4 settembre e se mi trovate sul percorso, vi prego, abbiate pietà.